Allora, vi chiedo un minimo di obiettività, un minimo, un minimo. Siccome non siamo tifosi della Juventus, per fortuna, e con tutto rispetto, noi se vinciamo 1-0 con la Cremonese, con il Monza, con cose varie, non è che prendiamo lo champagne e andiamo a fare il carosello, più se vinco 1-0, a parte che non sia una partita con una squadra forte, se vinco 1-0 la voglio analizzare. Allora è il momento di analizzarla. Terzo 1-0 di fila. Diresti, le vittorie sono 3 punti, che in realtà sono 2 vittorie, perché una è in Champions League e te la devi ancora giocare. Dici sì, vinci 1-0, però col cazzo, però rosichi perché tu guardi la partita e la prima cosa a cui pensi è: questa è una partita che io potevo vincere. Almeno 3-0. Posso abbonarvi il Torino. Ma oggi è contro il Tottenham. Cosa impensabile, ma col Tottenham potevi fare altri 2 gol. Così come oggi. Ragazzi, è preoccupante. È preoccupantissima sta cosa. Perché molti di voi tifosi, purtroppo, hai vinto? Hai vinto, basta, va bene. Vinci bene, vinci male, non me ne frega un cazzo. A me frega, a me frega. A me come si frega? Perché la prossima, vi ricordo che domenica sera alle 20:45 c'è una signora Milan-Atalanta. Vi devo fare il resoconto delle ultime partite dell'Atalanta? Perché se volete ve lo faccio. Vi devo ricordare l'8-2 contro la Salernitana? Mentre vi ricordo dall'altro lato il 5-2 del Milan col Sassuolo, che non è che con 3 vittorie di fila è stato cancellato. Cioè il 5-2 col Sassuolo il prossimo anno ce lo porteremo avanti ancora. Ad agosto inizierà un altro campionato con tutte le squadre a 0 punti e noi partiremo ancora con quella partita col Sassuolo sulla coscienza. Ci stiamo portando avanti Atalanta-Milan 5-0 di 4 anni fa, non ci portiamo avanti la partita col Sassuolo. Ce la porteremo avanti, non vi preoccupate. Direste, però non puoi essere così critico perché a Monza né Inter né Juventus ci hanno vinto. E io posso essere d'accordo. Nella pienezza del mio raffreddore posso anche essere d'accordo. La Juventus, è vero, è stata una Juventus orribile quella a Monza. Ha perso 1-0. L'Inter non si sa come, una partita che aveva stravinto, l'ha pareggiata. E dici, tu vinci 1-0, guardi solo il tabellino, cioè guardi solo il risultato 1-0, dici, va bene. Poi invece guardi la partita e non va più bene, perché non va più bene? Cioè ragazzi, ci rendiamo conto che abbiamo avuto un'occasione? 3 contro il portiere. 3 contro 0, perché il portiere non conta come difendente. E nessuno è azzeccato 2-0. Vi rendete conto che con un'occasione che De Ketter era tirato addosso a Pessina, chi era? Anche in un'altra occasione buttata al cesso. Perché se tu vinci 1-0 e sbagli 44 gol, tu non giochi bene. Non sei il Bologna, non sei la Sampdoria, con tutto rispetto. Che partite così sono cruciali, allora le vincono a culo e va bene. Non sei quelle squadre lì. Tu queste partite le devi... Non le devi neanche giocare, cioè le devi vincere al tavolino queste partite qua. Le devi vincere al tavolino. Tu devi scendere in campo. Oh, c'è una mania in Milan, 3-0 a casa. Invece no. Tu arrivi lì nel primo minuto e gli fai già fa 2 tiri. Già 2 tiri nel primo tempo gli fai fare. Poi quel tiro con quel mongoloide di merda che abbiamo in porta che non riesce... Che è alto 2 metri, perché è alto 2 metri quel mongoloide, non riesce a tuffarsi e raggiungere il palo, tanto che la palla va sul palo, gli imbalza sul tacco e poi va fuori. Quella palla che finiva palesemente in porta. Guardi. Queste cose. Non ti incazzi? Sì, ti incazzi per forza. Perché domenica c'è l'Atalanta. E con l'Atalanta, segnatevelo, cioè. Carta e... Penna, carta e penna proprio. Domenica, il quarto clean sheet di fila. Come
Guarda, non lo fai. Domenica, il quarto clean sheet, te lo scordi. Te lo scordi assolutamente il quarto clean sheet, ragazzi. Perché... non ha ragione di esistere il clean sheet contro l'Atalanta. Cioè, vi rendete conto? Vi rendete conto che partita abbiamo fatto? Cioè, ma chiamate la bella prestazione. Ma neanche difensivamente una bella prestazione, perché Tomori ha svalvolato tutta la partita. Ha svalvolato tutta la partita. E gli si è concesso tre tiri che a cose normali sono gol. Quindi neanche lì una bella prestazione. Do una nota di merito, anzi due. Una Krunic, che ha fatto una signora partita, poi è uscito per un dolorino. E l'altra a Messias, che ogni tanto, una partita ogni 5 mesi, però il merito bisogna darglielo. Ovviamente io non capisco i cambi di Pioli, perché mette Giroud, che ha sbagliato una palla sì e l'altra pure, perché se devi giocare così male allora metti Mibra, fagli fare 10 minuti a lui. No, ha dovuto mettere Giroud a tutti i santi costi, che ha fatto 4 sponde ai difensori del Monza e 4 falli. Ecco la partita di Giroud. Poi, inspiegabilmente, mette Bakayoko. Capisco che c'è bisogno di centimetri fisico e tutto quanto, ma Bakayoko non ha giocato una partita quest'anno, ragazzi. Non ha giocato una partita ufficiale. Ieri fa la conferenza stampa. Sì, è un coso. Vranks sta bene, è in forma. Non lo mette. Io... Caro Pioli, ogni tanto, anzi, abbastanza ogni tanto, continuo a non capirti. Basta, quello che devo dire ho detto, ci vediamo con la reaction domani mattina, e statemi bene, non ce la facciamo mai a fare una partita di Milan, tranquilli.